Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo mukbang e questa postazione completamente nuova, non so perché, ma mi sono resa conto che Trisha Paytas, la regina di tutti i mukbang su YouTube che io seguo assiduamente, fa spesso questi mukbang seduta praticamente sul tavolino del soggiorno, seduta per terra, e quindi io che voglio aspirare a diventare un giorno forse almeno brava un pochino quanto lei, ho pensato che forse questa inquadratura effettivamente è meglio rispetto a quella nella sala da pranzo, che è un pochino, boh, che ne so, vuota, non lo so, non mi piace, che cosa ne so io, cioè mangio sempre qua, quindi mi dà un po' fastidio stare lì in quel tavolo gigantesco da sola. Comunque questa sera sono a casa in tranquillità con i gatti che e quindi ho deciso di filmare un bel mukbang McDonald's. Sì, c'ho la luce sparaflesciata, quindi non so l'illuminazione di questo video come sarà, ragazzi, perdonatemi, non sono abituata a filmare qui e quindi probabilmente avrò mezzo viso nero, mezzo viso tipo bianco per via della luce che è sparaflesciata di là. Comunque non fateci caso, questo mukbang, quindi non facciamo trucco oggi e quindi questa, perdonatemela. I gatti sono già rispettivamente gatta Stellina da questa parte e gatto Denver da questa parte, attaccati al cavalletto, che stanno cercando di sabotare questo video. Ce la farà la nostra eroina? Non si sa, probabilmente no. Comunque è anche un po' strano perché molto probabilmente Denver o Audrey si piazzeranno qua dietro e cercheranno di fregarmi il cibo. Comunque smettetela, ci stanno veramente, basta, perché cerchi di tirare giù tutto. Comunque volevo anche dire, ci stanno facendo l'impossibile, santo cielo Audrey. Piccola premessa che io farò ormai sempre nei miei mukbang, ragazzi, io ho due gatti che sono più puliti di molti umani. Non mi fa per niente, sì, perché spesso mi viene detto nei commenti, ok? Ah, ma tu mangi, poi tocchi i gatti sono lì vicino e tu mangi, che schifo, mio Dio! Ecco, allora voglio ripetere anche in questo video, e appunto sarà probabilmente una premessa di ogni mio video, ragazzi, vi avviso già da subito. A me non fa per niente schifo, io i miei gatti li tocco, li accarezzo e mangio e poi li accarezzo di nuovo, non mi dà per niente fastidio. Se cucinassi per qualcun altro naturalmente non lo farei, però visto che a me personalmente non dà fastidio, non vedo perché debba darlo a voi. E quindi fatevene una ragione, ok? Ok, ora che abbiamo fatto questa premessa, posso anche passare al cibo, perché ho anche parecchia fame. E tada! Allora, voglio farvi notare che è rimasto per diversi minuti questo sacchetto, che ha un profumino, potete immaginare, è rimasto per diversi minuti su questo tavolino mentre io ero di là, e ragazzi, i gatti non si sono avvicinati, quindi un applauso a Gatta Stellina e Gatto Denver, che sono stati bravissimi. Sarà perché sono obesi e sarà perché hanno 10 kg di crocchette là, quindi però insomma sono contenta. Almeno per una volta. E io vorrei fare un'altra cosa, ragazzi, altra cosa che ho visto fare da Trisha. Trisha, io ti adoro, se mi segui, non mi seguirai mai, però io ti adoro. E lei fa le anteprime nel video, ok? Perché praticamente non vuole modificare i video, non ha voglia di editarli, almeno i mukbang, non voglio dire, però l'ho vista farlo spesso e volentieri. Lei praticamente ad un certo punto dice, boh, facciamo la thumbnail, ragazzi, facciamo l'anteprima, si mette e fa effettivamente l'anteprima, e io prenderò un'anteprima di questi frame e la farò, la renderò anteprima di questo video. E quindi ragazzi, fatevene una ragione, lei fa così, Nicole fa così. Ok. Un po' esagerata, ma solitamente quando faccio l'anteprima è così, non sto scherzando, e sono quei pezzetti di video che voi non avete mai visto, e sono, penso, almeno io quando faccio l'anteprima, intanto spacchettiamo il resto, almeno io quando faccio l'anteprima sono la persona più ridicola di questo mondo, e io scommetto che pochissimi youtuber, visto che Shane Dawson lo fa, anzi ne faceva dei veri e propri video, adesso non lo fa più, ma praticamente nessuno osa far vedere ai propri follower questi istanti in cui noi facciamo le anteprime, che sembriamo dei cretini, ma dei cretini, e so perché ho fatto altri video con altri youtuber e sembravamo sempre tutte quante delle cretine quando facciamo le anteprime. Non voglio dare della creatina, non voglio dare della cretina alle mie youtuber amiche, però vi giuro, facciamo veramente veramente ridere quando facciamo le anteprime, ma io per prima, forse io sono la peggiore di tutte. Allora, mi sembra strano che ci sia solo questo, questo che è il McFlurry gelato, che probabilmente devo mettere in frigo, in freezer, sì, lo farò,
No, non lo farò. Ci ho pensato a fare la dovuta, ma no, probabilmente lo mangerò mezzo sciolto, ma chi se ne frega. Mi sembra che ci sia poca roba. No, effettivamente c'è tutto. Allora, prima cosa ho preso? McToast. Io amo il toast del McDonald's. Allora, a parte che lo so, mangiare il McDonald's non è per niente sano, bla 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 bla. Io ogni tanto mi concedo il McDonald's. Tipo oggi praticamente non ho mangiato nulla. Quindi, sì, so che anche questo non è sano, però io sono sincera e sto letteralmente morendo di fame. Quindi io mangerò il McDonald's, tutte le calorie, eccetera, del McDonald's. Poi ho preso, allora, McToast, un ketchup, come vi dicevo, il McFlurry con gli Smarties. Che ricordi, saranno 20 anni che io non mangio McFlurry con gli Smarties. Non pensavo nemmeno li facessero più. Perché urlo? Non lo so, altra domanda che mi viene fatta così spesso. Perché urli, Nicole? Non lo so, non me ne accorgo, scusatemi. Poi ho preso 6 chicken McNuggets. Lo so, Trisha ne avrebbe presi 16. Però ragazzi, io non, cioè, non è fattibile. E poi ho preso il menù fish filet grande, quindi c'è il panino e poi le patatine grandi. Prima cosa che faccio, di solito se mangio al McDonald's, nel senso che ordino al McDonald's lì alla cassa, nel ristorante rubo sempre una patatina quando le patatine sono ancora sul vassoio, una specie di rito. Allora, numero uno, non mi hanno portato la camicia e io come faccio a bere la Coca Zero se non ho la cannuccia? Vado a prenderla a questo punto, non ci rimane altro. Sono così pigra che eviterei e la berrei direttamente dal bicchiere. Ma sapete che cosa vi dico? Mi secca macchiarmi i denti con la caffeina della... Sto sistemando l'inquadratura della Coca-Cola. Quindi andrò a prendere un attimo la cannuccia. Ma prima voglio controllare, perché io il filetto fish lo prendo sempre plain. Cioè prendo solo il pesce e il formaggio all'interno, mai la salsa, che è... Io non ci posso credere, io vi giuro, vi odio, dipendenti del McDonald's, perché è la seconda volta e c'è l'opzione, quando tu ordini, ho ordinato su Uber Eats, questa cosa mi fa imbestialire, c'è l'opzione di selezionare gli ingredienti che tu vuoi all'interno del tuo panino. C'era appunto pesce, formaggio, perché lecchi il divano? Pesce, formaggio, salsa, e io ho deselezionato la salsa, cioè non la volevo, c'era proprio scritto cosa vuoi nel tuo panino, formaggio, pesce, salsa, io ho cliccato formaggio e pesce. Che cosa mi arriva? Tutta questa salsa che io odio, cioè veramente è... Cioè io ho dei gusti molto particolari, una cosa o mi piace o non mi piace, e questo non mi piace, ha un gusto, cioè gusto non lo so, un odore disgustoso. Quindi adesso, e ci sono pezzi di cetriolini che io detesto, una delle cose che detesto di più al mondo. Quindi adesso con un tovagliolo andrò a rimuovere tutta questa schifezza, insomma stateci attenti perché è la seconda volta che mi capita, cioè vabbè. E, prendo una cannuccia e poi ritorno, perché uno, non mi hanno messo la cannuccia, e due, il panino non è quello che avevo chiesto. Cambiato idea sull'anteprima, ho spostato un pochino e visto che vogliamo farla veramente la Trisha Paytas, questa cosa facciamo la Trisha Paytas. Ok, penso di essermi resa ridicola abbastanza. Comunque, sta inquadratura bisogna sistemarla, così non funzionerà. Forse potrei alzare un po'. Sto sperando di non fare tagli a questo video, ma la vedo veramente difficile. Allora, McFlurry ci aspetterai tra poco. Non sono molto convinta di questa inquadratura, vi devo dire la verità. Cosa mi dite voi? Secondo me non è proprio il massimo. E non so se il prossimo video lo registrerò di nuovo qui. Boh, non lo so. Consigliatemi voi se vi piace di più questa inquadratura oppure l'altra di là nella sala da pranzo più grande. Spero di essere a fuoco. Ogni volta nei video due sono le cose che mi chiedo. Sono a fuoco è la prima e poi avrò rossetto sui denti. Che è un classico. Allora, mangiamo intanto ketchup. Una volta davano le bustine squiscianti e le versavo sempre nel tappo delle scatole, dei panini o dei nuggets.
Ma adesso ti danno questa specie di vaschetta. Se non altro contiene più roba. Allora, un po' di Coca Zero perché mi stava già mancando la mia dose giornaliera di Coca Zero. E probabilmente questo video è già minuto 26 e io ancora non ho mangiato. Allora, una cosa volevo dire. Allora, iniziamo con le patatine. Tra l'altro, così pur parlè un po' tra noi, tanto se state mangiando anche voi, perché so che molti guardate questi video mentre mangiate, quindi vi faccio compagnia mentre mangiate, voi fate compagnia a me mentre mangio. Quindi buon appetito se state pranzando, cenando, facendo colazione anche voi, sarò a fuoco. C'è sempre questo dilemma. Allora, le domande della vita, no? Cosa facciamo? Dove andiamo? Chi siamo? Sarò a fuoco. Beh, dando per adesso bravo. Comunque, voglio assolutamente, proviamo sto panino. Anche se ci hanno messo la salsa, io vi detesto. Allora. Ero con un'amica una volta e mi fa: ogni volta che vengo in questo McDonald's, ero da lei in Slovenia, non conoscevo bene il posto, lei invece era un'abitue e tipo eravamo un po' piccole, e lei mi fa: guarda, vedrai questo McDonald's, ogni volta che ordino il panino gli dico di non mettermi la salsa, me la mettono. Succede sempre, glielo ripeto e loro la mettono in default. Poi quella volta effettivamente è andata così e lei si è arrabbiata un sacco, gli fa: non è possibile, cioè sono qui ogni settimana e ogni volta mi sbagliate il panino, ma che è, se io fossi allergica. E si sono scusati tantissimo, poveri, mi sono sentita male. Mi dispiaceva un sacco perché erano effettivamente molto dispiaciuti. Non l'hanno fatto apposta ovviamente, però per lei era veramente fastidioso. Comunque, ricordi? I piercing stanno guarendo. Secondo, terzo buco qua. Secondo buco qua. E stavo, in realtà, stavo già pensando di andare a fare il quarto buco da questa parte e il terzo da questa parte. Che cosa ne dite? Me lo consigliate? Non me lo consigliate? La salsa purtroppo, nonostante io l'abbia tolta, si sente ancora. Comunque voglio aspettare prima che cioè che guariscano del tutto per poi andarne a fare altri. E molti mi dite: Nicole, questi video tu mangi mentre parli, che strano. Effettivamente sono d'accordo con voi, sono un po' strani questi mukbang, però io non so perché, mi piace guardarli e non mi dà fastidio se qualcuno mastica e mangia, però so che a qualcuno può dare fastidio, ma non guardate i mukbang se è così. Ma effettivamente i mukbang sono proprio questo, cioè tu mangi e parli, come se fossi con un amico. Quindi mi dispiace se quello che faccio in questo video è così. Avete presente quando avete proprio voglia di qualcosa? Ecco, io avevo proprio voglia di mukbang, cioè voglia di McDonald's, di mukbang, di McDonald's, e poi ti togli lo sfizio e hai il suo perché, cioè bella sta cosa. No, gatto Denver no. Gatto Denver sta già iniziando a chiedere cibo. Mi sembrava che tremassero le porte, vi giuro. Se succedeva in diretta con voi, cioè in diretta, se succedeva in questo momento mentre stavo filmando, vi portavo di là e vi facevo vedere le porte, ve lo giuro. Denver no. Non so se ora si lo vedete. Comunque, in realtà volevo parlarvi anche in questo video di esperienze paranormali, perché mi sono venute in mente delle cose che mi sono successe da piccola che avevo tipo rimosso riguardo appunto a queste cose inspiegabili così. Però adesso che sono qui per dirvelo e io poi stasera sono da sola a casa, forse eviterei, perché altrimenti non dormo più. Ho ancora gli incubi per Haunted Hill House e non sto scherzando. Comunque, ho visto tipo metà del primo episodio di Black Mirror, si chiama Black Mirror, che mi avete consigliato, ma non mi è piaciuto.
piaciuto tanto. Cioè, questa cosa che devi scegliere le scene, cioè che devi scegliere quello che succede, poi se non scegli quello che vogliono loro praticamente torni indietro, mi dà un po' fastidio, boh, non lo so. Forse non è tutta così la serie e forse non è tutto così l'episodio, però mi sembra un po' strano dover star lì e boh, che ne so. Sono troppo pigra, non lo so. Comunque, mi sono innamorata della nuova collezione di gioielli Dior, con la scritta We, sì, in italiano We. Veramente, veramente bellissimi, sia gli anelli. Cos'è c'è? Cioè, riuscite a vederlo? Eccolo. Con gli anelli, bracciali, con la scritta We, molto, molto carini. Tra l'altro, ho ordinato su Wish un sacco di trucchi gratis, che poi paghi un sacco la spedizione, però sono gratis. Voglio farci un tutorial, cioè un tutorial completo Wish, solo che sto aspettando stavolta veramente tantissimo che mi arrivino le robe. Tipo, sono iniziate ad arrivare in questi giorni e sono passati tipo 2 mesi da quando ho fatto l'ordine, cioè assurdo. L'altra volta non era passato così tanto tempo. Comunque, volevo aggiungere una cosa. Non voglio dire riguardo il discorso hater, ma più o meno quello che è il commento che ho detto. Cioè, come veniva detto, ma io sono un tovagliolo, mi hanno dato che ha fatto sta fine. Bene, ok, come ho detto. Nel senso, ho letto commenti che dicevano, Marico, io veramente insulti non ne ho visti. Ho visto tipo critiche, consigli, ma ho visto insulti, no? Perché io spesso invece nei miei video parlo delle persone che insultano, cioè mi rivolgo proprio a questo tipo di persona. E ovviamente voi non li vedete quelli che insultano, perché io li cancello sostanzialmente. Quindi io vi parlo proprio di quelli che io leggo, ma che non rimangono tanto sul canale, perché appunto li blocco, cioè insulti e illazioni molto pesanti sulla mia vita privata. Io mi rivolgo soprattutto a queste cose e poi a qualche insulto o cattiveria, perché si può essere cattivi senza scrivere insulti, senza scrivere parolacce, che è molto più maligno se ci pensate, no? Io ti scrivo una cattiveria brutta su di te, sulla tua persona, sulla tua vita, però non ci scrivo nessuna parolaccia, non ci metto nessun insulto, così se tu la cancelli, no. Ecco, quindi questo genere di commento io ne parlo, li menziono, eccetera, però voi non li vedete perché appunto vengono eliminati. A volte direttamente, tra l'altro anche da YouTube che filtra. C'è una sezione, la sezione commenti non approvati o da approvare, una roba del genere, va in automatico in questa sezione che ha fatto YouTube, non lo so. E quando la guardo ci sono solo insulti. Quindi io mi riferisco soprattutto, ragazzi, a questo genere di commento. No, la che mi dice, Nicole, dovevi fare più colorazioni nel tuo kit perché non vanno bene per tutti. No, no, io parlo di tutto un altro genere di commento. Mi andava di specificare perché non l'avevo detto. E effettivamente uno che guarda dice, ma come? Io questi insulti non li ho visti, no. Perché vengono eliminati, vengono rimossi. Non so nemmeno se diventano pubblici o se addirittura vanno direttamente nella cartella. Una è spam e una è un'altra da provare, boh, non mi ricordo. Comunque si vede che non uso tantissimo la piattaforma in sé di YouTube. Nel senso che scrivo commenti e interagisco, però le impostazioni eccetera non ci sto tanto attenta. Ho mangiato il panino con il pesce. Lo ripeto, quella salsa era terribile, la odio. Non so come facciate a mangiarla. Comunque, ho visto che nell'altro video vi dicevo che effettivamente in pochi mangiamo il panino con il pesce. E in tantissimi hanno scritto, anch'io lo mangio, quindi battici se anche tu mangi il panino con il pesce del McDonald's. Siamo pochi, ma ci siamo. Facciamoci sentire. No, sto scherzando. Tra l'altro,
Altra cosa che mi stupisce un sacco è che, cioè, appena io vengo vista, quando sei single, sei un personaggio pubblico, beh, dipende poi che livello io, cioè, ancora rido quando mi dicono sei un personaggio pubblico, perché, cioè, non è che sono Shakira. Comunque, quando sei un personaggio pubblico e sei single, mi sono resa conto, adesso che sono su YouTube, che praticamente qualsiasi persona di sesso maschile sia in tua vicinanza è matematicamente uno che tu frequenti, o il tuo fidanzato, o chissà che altro aggettivo. Cioè, mi so, però che c'è comunque. Ho letto di tutto. Iniziali di nomi. Poi nel video, cioè si è scatenata questa guerra al fidanzato di Nicole. Se Nicole si frequenta con qualcuno, cioè, che poi manco fosse così importante sta roba, no? Ma tipo, qualsiasi persona di sesso maschile, deve essere così. Ah, Chicken McNuggets. E mi ha fatto, non voglio dire ridere, perché alla fine è normale, no? Cioè, uno è curioso, però molte volte si esagera su internet, no? E poi tipo nel video, uno degli ultimi video, qual era? Ah sì, era il video dell'evento con Benefit per il lancio del mio kit sopracciglia top a Milano. E nei commenti è stato scritto tipo, guarda il minuto 10 qualcosa, che ne so che minuto. E ho scritto, quello è il suo nuovo fidanzato? Che ormai è certo, cioè... i gatti stanno facendo la lotta sotto il tavolo adesso, cioè, vabbè. Quello è il suo nuovo fidanzato, di lui invece era tipo il fidanzato di una follower che era lì. Cioè, era il fidanzato di una delle ragazze che hanno vinto il concorso, che hanno comprato il kit, eccetera, e che stavano partecipando quella sera al mio evento con i loro fidanzati o ragazzi, mariti, insomma. E questo ragazzo, ma addirittura è stato, cioè, io ho letto commenti che dicevano, la guarda in modo così amorevole che si vede che questo ragazzo, no, in realtà guardava la sua fidanzata in modo amorevole, non me. Comunque, tanto, ma non per precisare, perché mi dà fastidio, cioè, assolutamente, solo che mi fa sorridere questa cosa, ecco, ma non ci vedo nulla di male, assolutamente. Non pensate che mi stia lamentando, non ci vedo nulla di male. Comunque, immagino se a Roma sarò accompagnata, sarà la fine. Comunque, voi, ripeto, siete dei segugi che manco io mi aspettavo così, proprio, cioè, non vi sfugge niente. Comunque, vi ricordo anche in questo video, che non so se caricherò... Stavo per strozzarmi filmando un mukbang. Ok, scusatemi se ho gli occhi rossi, ma stavo veramente per strozzarmi con un pezzetto di patatina fritta. Comunque, basta. Ok, stavo dicendo che non so se caricherò questo video domani che è martedì o dopodomani che è mercoledì. Chissà se sono stata gobba per tutto il video, perché sto cercando di stare nell'inquadratura, cosa che non è proprio il massimo, vabbè. Però non so quando sarò là in questo video, ma ormai mancano pochissimi giorni, perché il 1° febbraio c'è il mio incontro a Roma da Sephora in Via del Corso. Io sarò lì dalle 16 alle 19 con Benefit e non vedo l'ora di incontrarvi. Sono super emozionata. Poi non riesco a fare tantissimi incontri, specialmente a Roma, quindi se siete dei dintorni, volete incontrarmi, chiacchierare con me, vedermi, conoscermi, venite, perché non so purtroppo quando riuscirò a ritornare a Roma e non so quando, cioè, e non so se riuscirò a venire al sud, perché sono tipo anni che io provo, ma a parte Napoli e Salerno siamo riusciti a fare, non riesco mai ad organizzare incontri al sud, non so perché, non dipende da me, ma cioè è così. È così, quindi se siete del sud e volete vedermi, spero possiate raggiungermi a Roma, che so che non è al sud, però è, diciamo, centrale, e magari io spero che qualcuno di voi riesca a venire, perché mi dispiace molto sinceramente non essere mai venuta a Palermo,
in Calabria, in Sicilia, in Sardegna ad incontrarvi. Però appunto io ci provo, prima o dopo ce la faremo. Però non è semplice purtroppo organizzare incontri al sud, così come non è facile organizzare incontri a Trieste, per esempio. Purtroppo tutto succede. Beh, ho fatto diverse città, però quelle principali, quindi è un po' difficile purtroppo poter accontentare tutti. Lo farei se potessi. Però a Trieste sto organizzando qualcosa di molto molto carino. E presto ci sarà un incontro qui a Trieste. Comunque vi farò il video dedicato anche per quello. Ma sì, sono molto molto felice perché potrò incontrare anche le mie follower triestine che mi dicono sempre: fai un incontro a Trieste. Non è semplice, ne ho fatti uno praticamente, ne ho fatto, vabbè, uno quando avevo appena iniziato YouTube, ma tipo appena iniziato, tipo avrò avuto, non so, 3000 iscritti, e ci siamo trovate qui a Trieste tipo in centro con delle ragazze. È stato molto bello. E poi ho fatto l'incontro quando ho lanciato il mio libro in una libreria, e quindi abbiamo fatto una specie di firma libri, come si dice, firma stampa, boh, che ne so, insomma, ed era qui a Trieste anche questo. Però di norma anche a Trieste non riesco, non è semplice organizzare eventi, incontri di questo genere, purtroppo, perché ripeto, mamma mia, ripeto, se fosse per me io verrei in tutte le città a conoscervi, in tutte le città, però devo dire specialmente al sud, perché ne scrivete talmente in tante e io non sono mai venuta, questa cosa non mi raggiungo, ce la devo fare, ma ce la farò a raggiungervi un giorno, però appunto non so quando, non so come, quindi per adesso appunto Roma è la cosa più fattibile, perché poi non farò più incontri per un po'. Il gatto deve essere tornando alla carica, naturalmente. Lo sentite, penso? O non lo vedete perché è un po' fuori inquadrato? Ciao, padrone mio! Ciao, padrone mio! Comunque, sei tutto elettrico. Stanotte, non so se seguite Gloria Fair, è una ragazza che fa video qui su YouTube. Questo è il suo nickname anche su YouTube, sì, sì, penso di sì. Lei è molto carina, molto simpatica. E ci siamo incontrate diverse volte, è stata anche qui da me. E ha conosciuto Gatto Denver. Lei ama Gatto Denver, è una gattara anche lei. Boh, ditele che la saluto. Voi che andate e bazzicate i video, ditele che la saluto sotto i suoi video, così. E gliel'ho scritto tra l'altro oggi, perché la notte scorsa ho fatto questo sogno stranissimo. Che dicevo, lei abitava ad Amsterdam e io andavo a trovarla, però casa sua era tipo una specie di tipo quei dormitori universitari statunitensi o americani, comunque canadesi, boh, e io andavo a trovarla, c'era un sacco di gente, era gigantesco sto posto, e Gatto Denver era lì e praticamente ce l'aveva lei, e io soffrivo tantissimo perché, cioè, non avevo più Gatto Denver e cercavo il modo di portarlo a casa, cioè, ma che sogni faccio? Boh, ma io faccio dei sogni stranissimi, eh. Cioè, c'è chi non sogna, chi sogna poco, chi sogna robe più o meno normali. Io faccio dei sogni, ragazzi, ma roba di fantascienza, sono sempre stranissimi. E a volte, non ridete, ma ve lo giuro, a volte mi capita di sognare cose che poi si avverano, cioè di fare... Denver Smith si struscia sul cavalletto, mi ribalterà tutto. Di fare sogni che poi si avverano. Non mi capita da un po', però mi capitava specialmente quando ero più piccola, ma cose molto precise. Adesso non voglio nemmeno farvi esempi, perché molti sono della mia famiglia, quindi non mi va magari di raccontare cose di altre persone, però mi era successo, vabbè, questo penso di poterla dire perché è una cosa molto bella, ma all'epoca mia cugina, seconda cugina eccetera, boh, avevo sognato che fosse incinta e lei aveva il fidanzato, però non era sposata, era, insomma, non giovanissima, ma insomma, comunque giovane nell'età giusta, e io ho sognato che era incinta, tempo qualche giorno tipo è venuta a dirci che era incinta effettivamente, ma la cosa strana è, anzi mi sa che forse ero stata io a dirle tipo ho sognato che sei incinta, poi lei mi ha detto sì effettivamente, non me lo ricordo esattamente, però
mi aveva colpito un sacco. Oppure mi capita di sognare persone che non vedo da, che ne so, 20 anni, il giorno in cui le sogno le incontro. Cosa molto strana. E la cosa più strana di questi sogni, vabbè, può essere un caso, cioè ovviamente prendete tutto con le pinze naturalmente, ma mi ricordo che quando facevo questo genere di sogno, ma ancora li faccio a volte, mi rendevo conto che non era un sogno normale, ma che era un sogno che mi preannunciava qualcosa. Cioè non è un sogno al 100%, è un sogno... non lo so, a volte faccio incubi e vabbè, so che è un incubo e amen. Cioè non so spiegarla bene questa sensazione. Altre volte faccio un incubo che però mi... e non so come spiegare questa sensazione, è stranissimo, non ci sono, cioè non ho parole per dirlo, però so che è un sogno che porterà qualcosa nella vita. E quindi o succede che litigo con qualcuno, oppure capita qualcosa di sgradevole, mi succede e riesco sempre a, bene o male, a capire se un sogno di quelli che poi può avverarsi oppure un sogno di quelli che non possono avverarsi, cioè sono sogni e basta. Adesso che la racconto questa cosa mi sembra così strana, però cioè l'ho sempre avuta, non lo so, e non penso di essere l'unica, sinceramente. So che succede ad altre persone, a molte persone, almeno leggendo su internet, perché non so voi, ma io ogni tanto, se tipo mi annoio eccetera, guardo su internet e leggo tutte queste testimonianze di roba paranormale, diciamo così, o sogni premonitori, near death experiences, tipo esperienze near death, come si dice, no, pre-morte, boh, avete capito, è super super interessante. In che cosa si sta trasformando questo video? Sì, però le esperienze paranormali ve le racconto in un altro video, perché adesso non me le sento tanto, già che ogni tanto tremano le robe qua in questa casa. Non mi fiderei, non mi fiderei, già dormo con la luce accesa, eviterei. Beh, devo dire che abbiamo finito. Allora, fish filet, abbiamo finito i nuggets, lo so, io mangio piano, però mangio. Mi dite sempre che i miei mukbang sono gli antipasti degli youtuber che fanno mukbang, quindi oggi vi stupirò, ditemi che siete stupiti. Beh, voglio dire, mica male. E poi ho preso questo toast, che non ho tantissima voglia di mangiare, ma a questo punto lo mangeremo, perché penso che già la roba al McDonald's è tossica, se io lo mangio domani non so che cosa mi può succedere. Però tutto quello che ho ordinato è 13 euro e qualcosa, inclusa la spedizione, suppongo. Sì, inclusa la spedizione, che è poco, è davvero poco. Immagino siano fatte di carta le cose del McDonald's. Però danno dipendenza, cioè boh, però danno dipendenza. Oggi volevo prendere il milkshake alla cioccolata o alla fragola, ma poi ho visto che c'era il McFlurry con gli Smarties, ragazzi. Cioè il McFlurry con gli Smarties è una cosa che io mangiavo tipo da teenager e poi non l'ho mai più preso. Non c'era invece il sundae al caramello, questo sarebbe il mio dessert preferito da McDonald's, ma non c'era. Lo fanno ancora il sundae al caramello? Ditemi. Una volta, poi è strana sta cosa, stavolta ho ordinato, però a volte capita che io ci vada al McDonald's ed è un trip, perché c'è, una volta entravo da McDonald's, le persone all'interno erano della mia età, ok? Adesso entro da McDonald's, mi sento una vecchina col bastone, perché sono tutti piccoli. E mi fa troppo sorridere questa cosa, perché quando andavo al McDonald's, cioè tipo, boh, quant'era? 10 anni fa, quindi, cioè, che ne so, erano tutti i miei coetanei lì. Adesso invece sono tipo vecchia. Poi l'ultima volta sono entrata e non si poteva più ordinare la cassa.
Non forse l'ho raccontata sta cosa. Ah, se avete già sentito lasciate perdere. Ma sono andata alla cassa e stavo ordinando. Tipo mi guarda e mi dice: si può ordinare solo le casse automatiche. E io: ah, ok, lo sapevo naturalmente, volevo farti uno scherzetto. Vabbè, figura. Sono andata alle casse automatiche, ci ho messo tipo il triplo degli altri a capire come funzionava e ordinare. Ma poi ce l'ho fatta. Stavo quasi per chiedere aiuto, ma ce l'ho fatta, adesso sono bravissima. Mi sono sentita un po' come si sentiva tipo mia nonna quando le facevo vedere il mio cellulare. Cioè, non ci capisci niente. E ti senti vecchio. Io mi sono sentita così. Comunque, quella cosa è quasi andata, strano. Molto strano, perché di solito mi avanza sempre la Coca-Cola. Stavolta avevo sete. Tra l'altro, sono solo io o la Coca-Cola del McDonald's non ha mai bolle. Ma mai, cioè manco a cercarla. Boh. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Allora, queste sono le ultime patatine che non finirò perché non ce la posso fare. E passerei al mitico McFlurry. Questo è il ketchup che ho avanzato praticamente metà vaschetta, ma non riesco mai a finirla. Mangio poco ketchup e tutto il resto delle salse non mi piace. Comunque, Castellina sta in una posa tipo così. Ok, finalmente è arrivato il momento del dolce. Aspettavo questo momento, probabilmente sarà completamente liquido. Effettivamente è praticamente liquido. Proviamo a mescolarlo, ma io lo mangerò comunque, ragazzi, lo mangerò comunque. Dovevo veramente alzarmi e metterlo in freezer. Comunque, assaggiamolo. Molto buono. Ma non ci sono gli Smarties. Praticamente c'è solo la crema. Perché non ci sono gli Smarties? Ah, ci sono, ma erano tutti in basso. Lo so, è sciolto. Ma il sapore è buonissimo. Sempre lo stesso discorso, ragazzi. Se io tu devi mi fa morire. Io sono piena anche quando sono, intendo dire, spiegati bene Nicole, quando sono sazia o comunque ancora a posto per il dolce, perché ho uno stomaco a parte soltanto per il dolce. Quindi quando quello per il salato è pieno, ho lo stomaco del dolce ancora vuoto. Quindi ci sta sempre il dolce, c'è sempre spazio per il dolce, anche se è completamente sciolto. Potrei quasi berlo questo gelato. Ma la dipendenza da McDonald's fa fare brutte cose. Cioè, sto sorrendo l'idea. Comunque, voglio dire che mi piace molto filmare i mukbang. Forse troppo, nel senso che aspettatevi di vederne molti. E poi approfitto e rispondo a varie cose che mi vengono dette o argomenti che voglio trattare, diciamo così. Anch'io ti amo questo Denver. Posso praticamente berlo questo gelato. Che goduria pazzesca. Una cosa volevo assolutamente fare in questo video era leccarmi le dita delle patatine in aghi. Perché? Perché Trisha Paytas lo fa sempre. Ma ormai sono il dolce e me ne sono dimenticata perché non lo faccio mai. Ma Trisha lo fa sempre, è una cosa che adoro. Non so perché ad alcuni dà così fastidio sentire qualcuno, cioè, che mangia, il rumore della masticazione, o se uno si lecca le dita dopo aver mangiato, da cui dà fastidio. A me no,
Anzi, non mi dà fastidio per niente. Ditemi che vi ho stupito con questo mukbang, siate sinceri. Non ve l'aspettavate che avrei finito tutto e io lo so, io lo so. Però la volta scorsa, a mia, come si dice, a mia difesa, voglio dire che la pizza, io ho mangiato solo 3 tranche, è vero, però. Erano 3 tranche di una pizza maxi. Erano tipo, non lo so, era una pizza intera. 3 tranche, non era poco, eh. Super 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 buono. Sì, prossima volta lo metterò in freezer, giuro, lo prometto. Comunque, mia family, questo è tutto per il video di oggi, in cui sembro metà con il trucco scuro, metà con il trucco chiaro. Non facciamoci caso, appunto. Fatemi sapere però se vi piace questa inquadratura o preferite l'altra, perché poi a seconda di quello che mi dite, prossima volta vedrò dove filmare. E questo è quanto. Adesso mi lavo le mani, sinceramente, e basta. E poi filmo un altro video, quindi non so appunto se caricherò prima questo o poi l'altro. Comunque, vedremo. Un bacio grande, mia family. Se venite a Roma il 1° febbraio ci vediamo presto. Comunque, ci vediamo anche con tutti gli altri, perché domani ci sarà un nuovo video online. Ciao!